parliamo di quello che è arrivato oggi, c'è una roba fotonica anche questa di Daniele Inzoli, il 748 fatto da Cadetto, tra l'altro, che Inzoli veramente Ah, ho visto, ne sì. parliamo in ogni live, cioè qui ormai sta diventando praticamente un meme in cui si parla sempre di Daniele Inzoli perché ogni settimana fa cose eclatanti, cioè veramente incredibile. Detto che ha fatto 7, quant'è che 7,48, cioè a 4 48, sì, centimetri. vediamo, 14 anni, 7 metri 48 nel lungo. Anche lì una misura che mi sembra che sia secondo in Italia. Il primo è sempre Andrew Au, perché nel salto lungo è sempre il primo in Esatto. Italia, qualunque classifica. Esatto. Guarda, notare, Qua. guarda che elevazione, Sì, cioè, cioè, assurdo, assurdo, davvero. sì, 14 anni. Cioè, no, in realtà era nell'anno dei 15, cioè, però. Avevo neolunghista, però cavolo. Però, cioè, è devastante, più che altro, lui già nasce come lunghista, in più un atleta super veloce, cioè a 8,97 negli 80, ha il record italiano nei 300 ostacoli, cioè, cosa si... 200 squadre, 300. Nei 300 ostacoli ha 38 e 78, qualcosa del genere, non mi ricordo giusto la misura, cioè, non mi ricordo giusto i centesimi, però sui 38 e qualcosa, mi sembra, Avevo cioè. vinto i provinciali con 43, 300 ostacoli. Vabbè. C'è gente dei cadetto che non li fa piani, cioè non va così veloce senza gli ostacoli, cioè veramente. Sì, beh, è vero, beh. Beh, comunque già 39 da cadetto senza ostacoli, cioè non è che fai schifo. No, Cioè, a infatti. 38. No, Cavolo. tanta, tanta roba davvero e Infatti. questo 7,48 veramente può andare, mi sembra, come minimo. Credo che sia da campionati italiani assoluti. Ma il cadetto non può andare, No, mi sa, vero? infatti, no, essendo cadetto, categoria giovanile, non può fare i vari campionati a livello anche continentale o che altro. Però a Possibile, livello di minimo sì. fatto il minimo per gli italiani, ma non puoi andare perché sei cadetto. Me la segno quella pagina. Ecco, vorrei sapere la vostra opinione su quello che dice Edoardo in chat. Cioè, sarebbe bello vedere, sarebbe interessante vedere Inzoli nelle prove multiple. Multiple. Potrebbe essere perché comunque allora lui salti lungo, comunque abbiamo visto che è fortissimo e presumo che anche nel triplo lo sia, Sì, ma è stato detto che nella sicuramente. velocità anche è Però il forte. triplo non c'è nelle multiple. Ah no, aspetta, nel multiple quali cadetti non mi ricordo che gare ci siano, aspetta, mi puoi riassumere? Ci Allora, da... sono gli ostacoli sicuramente che credo che li E nei faccia 300 vedere. ostacoli è forte, quindi ce li ha. Poi, Ci sono i lungo... piani, però ci sono i lanci. Cioè, un Daniele Ah. Inzoli nei lanci non ce lo vedo in realtà. Più Non ho che visto altro è fisicamente quello. come sia, però, boh, magari... Beh, però potrebbe, cioè, nel senso, potrebbe essere un'idea comunque. Perché già se gli ostacoli va, corre veloce e i salti c'è, alla fine mancherebbe, vabbè, la resistenza è anche lì. Molto Cioè, è. che quando uno magari così che è molto bravo in alcune discipline, che siano i salti e la velocità, poi ti ritrovi, lanci la resistenza, che sono un'altra cosa, e fa schifo. Infatti a me non È piace pensare che lui faccia le prove multiple proprio perché è così vero. forte in specialità, diciamo, simili, cioè la velocità e il saltilungo, che tanto vale continuare a specializzarsi in queste due piuttosto che andare a diramare le energie, diramare l'impegno in anche altre specialità in cui sappiamo che non sarà mai devastante, non sarà mai un pesista forte Daniele Inzoli, ma potrebbe essere devastante nel saltilungo o nella velocità. Quindi secondo me sarebbe un po' quasi uno spreco di tempo Scrivono in metterlo chat che nelle dell'altro multiple. ha 1,86 m, dicono. Ma lì è ancora perché è un atleta con delle caviglie assurde. Beh, comunque da cadetto già per le multiple anche lei, salto in alto buono Sì, per... assolutamente. 86 sal... più alto di... Non è cioè, salta più in buono. alto di 1, Esatto. vabbè. La che mi fa strano quando vede dei risultati esagerati nel salto in alto, che penso, cavolo, non so, io sono alto 1,80, c'è uno che salta 2 metri. Mi fa stranissimo questa cosa. In Sì. realtà, se uno è bravo nella cioè, se uno sa fare bene Fosbury, saltare non è così impensabile. Però, boh, a pensarci, dici come fa? Questa, diciamo, è la domanda che un po' mi viene. Per chi magari non fa atletica, ti immagini, tipo, senti, Tamberi salta, boh, 2,39 m. Te pensi 2,39 m, Tantissimo. No, ma infatti, cioè, poi quando le metti nella realtà le cose, ma io penso, io allenando i salti in estensione, lo metto più su lì. Per esempio, un salto in lungo, anche solo un 5 metri, potrebbe
prova a metterlo magari sulla strada e guardare che arrivi quasi nell'altra carreggiata. Cioè, secondo me è quella la cosa assurda. In una casa, prendi dalla cucina e vedi dove sono 5 metri e dici, cavolo, uno salta così. Cioè, è bellissimo secondo me. O anche il salto con l'asta, guardi una casa e dici, cavoli, questo arriva al secondo piano con l'asta. Questo mi entra in casa, esatto. Cioè, secondo me è molto bello quello. È vero, anche quello. È vero. Perché, vabbè, poi, esatto. Perché poi la gente non si rende conto, se no, di quanto siano le prestazioni. Ah, infatti. Beh, anche semplicemente, ma anche nella velocità, uno che corre a 40 km dici, cavolo, ci va in macchina. Sì. Però penso che uno come Jacobs ci arrivi a quel... Sì, 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 picco di velocità ce l'ha sopra i 40, mi sembra. Sopra i 40, dici, cavolo, in macchina...